Il monumento in onore di Antonio De Ferraris è l'esempio più tangibile del profondo rispetto che la città di Galatone dedica al suo uomo di maggiore spessore culturale e accademico. Il Galateo, così viene oggi conosciuto dalla storia locale e nazionale, ricevette i primi rudimenti letterari dai frati basiliani di Galatone, completando gli studi umanistici a Nardò e trasferendosi a Napoli in età adulta. Qui studiò l'arte della medicina e perfezionò gli insegnamenti della filosofia e delle scienze letterarie. Fu quindi un personaggio di immensa cultura e dedizione al lavoro, e Galatone lo ricorda e lo celebra come espressione della sapienza letteraria galatea, onorando a lui, oltre che la bellissima statua, anche il giardino del Palazzo Belmonte.